Marco, fatti chiudere questa sedia. No, no, ribatti, che stai giocando? Ma fatti quella con la sedia, Marco. Sei. Ma che cazzo sai a fare l'ultimo? Vai, vai. Vai, vai, saluto, vai, vai, vai. Te, qui ti tocca dire. Aspetta. Qui ti prendo cosa? Aspetta, ma vado, stai facendo una scia. Ha ragione. Dove sta? Dove? C'è un bello che si dice, ho preso parte. Chi è Giambalo? Il presidente. Buonasera dallo stadio del Maracanã. Siamo giunti qua per l'Europa League, la prima giornata di Europa League tra Novara e Roma. Buonasera a tutti i miei amici telespettatori su Facebook. Tanto buonasera da Caressa e Bergomi. Già ha preso parte alla sezione Giampaolo Cassese. Per il presidente della Roma è influenzato, è a casa, la vedrà in diretta streaming. Un saluto e una fonda guarigione al presidente Cassese. Che vuole dire, Fritz? Niente, è una presta guarigione a Giampaolo Cassese. Diciamo, una presta guarigione a Giampaolo Cassese, che seguirà tutta la partita sicuramente. Ce ne sono 5 collegati, anche Sabina. C'è anche un augurio di buona guarigione dall'arbitro. Tanto c'è De Pascali con la maglia in casacca rosa. Una maglia a De Pascali la vogliamo comprare, presidente, perché non si può fare la Champions League in queste condizioni. L'Europa League, scusami. Ah, questa è l'Europa League, è vero. Europa League, certo. Gatto, inizio partita. Il gatto del Jack. Voleva sentire la musica della Champions, ha sentito solo quella dell'Europa. Come mai? Non lo so. Tanto però c'è Francesco Giugiano che... Tanto c'è Gianmarco Manzi che ci prova. Sì, buonasera Domenico Ciccone, buonasera. Vediamo anche a Matteo Dinolfi se si vede bene all'interno. Tanto c'è. Penso di sì. Sì, pensiamo di sì, perché non c'è detto niente. Ciao Fritz, ti saluta Giampaolo. Buonasera Giampi. Il palo di Francesco Giugiano, il tuffo. C'è stato un brivido, sì, c'è stato un brivido. Questo sarà l'ultimo anno per lui nel Novara, l'anno prossimo vestirà la casacca nera azzurra, già promesso nell'Inter. Fedeltà all'Inter, l'Inter di Marco Dinolfi, infatti voleva esserci già della Champions League perché gli spettano gli ampi altri palcoscenici. Nellino, puoi venire dentro se si vede bene? Tanto c'è il Novara, possesso palla, attenzione qua, attenzione, sì, vai, vengo io, vai bene un attimo, sì, possesso palla del Novara, fallo in, se non mi sbaglio, in seconda, per la trattenuta della maglia nei confronti di Giovanni De Pascali. No, se non mi sbaglio. Ci prova adesso Francesco Giugiano alla battuta. Il destro! Sbaglia il tiro clamorosamente. E viene parato. Ma non metto si va. Vai, riprendi. Intanto chiediamo in diretta streaming se qualcuno ci può aggiornare su quello che è successo allo Step One, il nostro amico Piatti. Siamo vicini noi tutti del Jack, anzi chiediamo aspettiamo eventuali aggiornamenti, speriamo che è andato. Palla. Tanto c'è Giovanni De Pascali che ci prova, destro, viene parato dal gatto, attenzione. Rimessa laterale per la Roma, attenzione, rimessa laterale alla battuta, ancora, rimessa laterale per la Roma, Gianmarco Manzi, ci prova il destro, sì. Salvatore Bugione, adesso un'altra anzianza, sì, non ci... sono mister Di Palma, buonasera. Ci ringraziamo, Salvatore, ci dice che non ci sono feriti, meno male, tutto bene. Comunque, sì, ringraziamo Dio, comunque salutiamo Emilio, sì, salutiamo, non ti preoccupare, il Jack è con te. Attenzione qua,
Attenzione qua, Vincenzo Di Paola, possa essere del pallone, poi c'è Giovanni Mario Francese, Vincenzo De Feo. Destro, sbaglia il tiro, clamorosamente. Ci prova, Santanello. Giovanni De Pascali, alla ripartenza. Daniele Addeo, addirittura da. Daniele Addeo, uno dei fautori del trofeo Jack, bianchi contro neri. Lo salutiamo, ci fa molto piacere. Buonasera. Adesso ci sta osservando. Eh sì. Dall'altra parte del mondo. Sì. Intanto c'è la rete di Sergio Tarantino. La prima rete dell'Europa League è targata a Tarantino, targata a Novara. Il gatto passa in vantaggio con uno dei fedelissimi, Sergio Tarantino, che l'ha seguito in Serie A, in Serie B. Sì, ha fatto un bel gol Stefano Tarantino. Attenzione, attenzione qua, Gianmarco Mazzi ci prova adesso. Poi c'è Vincenzo De Feo. Vediamo, Santanello, Maurizio alla possesso palla del Novara. Ci prova adesso ancora. Poi c'è Stefano Tarantino, giusto? Sergio Tarantino, scusa. Tanto c'è rimessa laterale per la Roma. Non stai facendo. Rimessa laterale battuta. Poi c'è Sergio Tarantino. Sì, buonasera Isidoro, dalla postazione di Vidianola, buonasera. Tanto ci prova. C'è Mario Francese, Giovanni De Pascali. Giovanni De Pascali vuole tirare, ma viene parata da Francesco Giuliano la palla. Ciao Isi, buonasera. Risultato 1-0, sì. 1-0 per il Novara. Sì, segnato Sergio Tarantino per il gatto del Jack. 1-0. C'è un adesso c'è De Feo che è fermo sulla tre quarti. Salutiamo anche Giuseppe Abruzzese, non lo so se ci sarà perso. A casa, l'abbiamo congedato. Si sta riposando a casa. No, no, è stato esonerato dalla Serie B. Sei pronto per arbitrare tu in caso non viene? Sì, sono pronto. Allora, ringraziamo Moreno. Diciamo che si può stare a casa. Arbitra Fritz. Stasera no, perché non c'è lui. Alle 22, alle 22 ce l'abbiamo. Az. Benevento Genoa. Az. Arbitri tu? Sì. Attenzione qua, Vincenzo De Feo, possesso della palla, poi c'è Mario Francese che ci prova, batti e ribatti, ancora, batti e ribatti fra Mario Francese e Giovanni De Pascale, poi c'è calcio d'angolo. Salino, Chi è? Calcio d'angolo alla battuta Gianmarco Manzi, poi ci prova ancora. settimana prossima. Attenzione, attenzione qua il Novara, poi c'è Cosimo che esce. Attenzione! Ce la rete! Raddoppio! Tarantino! Doppietta per lui! Tarantino nel raddoppio del Novara, anche se ci sta qualche protesta della Roma di De Calma Pascale. Giovanni! Sì! Dice Giuseppe Abruzzese. In che senso? Nel senso che se arbitri tu due mule mani. Ah, va bene Peppino, sei tutto morenizzato, scossa! Brivido, sì! Ci siamo! Attenzione qua! Non Dice che sei un po' confuso, come mai? è vero, Isi. Tutto a posto. Isi! Parte di nuovo Francesco Giuliano, adesso se ne va Attenzione, come Giuliano se non lo sa stasera in fare, e ottime poi condizioni. ottimo il Giuliano passaggio. stasera in ottime condizioni, Marco? Sì, è un Giuliano che è sempre in ottima forma. Attenzione qua, attenzione qua! Le ultime due partite l'abbiamo visto un poco in ombra, però ha ripreso adesso che ha trovato l'Europa che conta, l'Europa che c'è, cioè no, che conta, l'Europa League, però adesso veramente sono le partite, sono
sono importanti e ci sarà sicuramente una grossa mano, come ha detto fino adesso, il Novara se hai... Novara sta giocando bene questa sera, ma devo dire la verità, tutto sommato per me un voto per il Novara darei un bel lotto, tutto sommato. Possiamo dire che se hai Beh, sì. la maggior parte dei punti li deve proprio a Francesco Giuliano, Ah, ecco. perché sta facendo un'ottima stagione. Sì. Peccato che l'anno prossimo lo lascerà il gatto. Attenzione qua! Colpito il legno del palo di Giovanni De Pascale. C'è stata una legnata, Marco, giusto? Come la pensi, cucciolo indifeso? No, indifeso. Tranquillo. Stasera hai vinto pure la partita. Vinto una partita un Come poco. Manchester United. Una partita che si era messa bene, abbiamo fatto 3 gol all'inizio, poi ci hanno Meno male. pareggiato, Sono poi contento per voi, sì, evidentemente. poi ci hanno pareggiato, ne abbiamo fatti altri 3 Attenzione, c'è calcio d'angolo. ci siamo Possesso per la Roma. una pazza Inter, fammi parlare, e poi alla fine fortunatamente abbiamo vinto, i 3 punti sono quelli che importano, però un grande Manchester United, una delle squadre veramente che darà filo da torcere a tutte le pretendenti a vincere la Champions. Intanto il gatto per Daniele Santarello, ancora per il gatto Sergio Tarantino, in grande stile, la dà nella terra di nessuno, la palla che va nel fondo, sarà per Cosimo Baldassarre. Tanto c'è Vincenzo Riffè, possesso palla, poi c'è Mario Vediamo il Francese. punteggio. Sì, ricordiamo il punteggio e il parziale di 2-0, se non mi sbaglio. Sì, 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 sì. Tarantino. Sì, da 2-0, Tarantino, Tarantino. Sergio Tarantino, ovviamente. C'è anche Stefano Tarantino. Sì. Tanto c'è il gatto Gatto. che si tuffa come un birillo nell'area tecnica, nell'area di rigore. Si tuffa come un micio. Eh sì. William Capano. Guarda, ottimo. Tanto c'è Mario Francese, possesso palla, sbagliato clamorosamente. Rimessa laterale per il Novara. No, per la Roma, scusatemi. Un po' di emozione stasera qui in Europa League. La prima volta che faccio la telecronaca in Europa League. Attenzione. Sì, è molto, Molto impegnativa, molto Marco. emozionato Fritz. No, ma molto anche impegnativa. Sì, No, sì, sì. non bisogna sbagliare nulla. Certo, sì, adesso l'Europa League, siamo finalmente arrivati alle coppe, l'Europa che conta è quella che conta di meno, ma conta lo stesso l'Europa League. Domani ci Sempre sarà, importante. sì, importantissimo, domani ci sarà Trab Atletico Madrid. Partita molto importante anche E quella. poi Tanto nel De Feo Champions League non c'è niente. infortunato, si è fatto male. De Feo ha preso già 2 colpi, stasera si lamenta. Un poco nervoso De Pascali. Santanello fino in fondo. Gatto che vuole, dice, facciamolo questo gol, facciamolo, il gatto dice. Eh sì, il Dice gatto. anche calcio, attenzione qua. Il gatto quando vuole sempre segnare, perché non ammette errori sotto porta, Sì. Devo lui li fa. dire la verità, lui li fa, però non li vuole ammettere. È troppo lunga questa palla invece per Francesco Giuliano, che stava veramente potendo fare, stava quasi cercando di segnare, non c'è riuscito. Eh sì, tanto c'è Vincenzo Rifeo, il possesso del pallone, poi sbaglia clamorosamente il passaggio, non trova il coordinato Giovanni De Pascali, poi c'è il Novara che attacca con William Capano, poi c'è ancora Cristiano William, scusatemi, e intanto c'è una bella rete, mamma mia, di Francesco Giuliano, che si porta ancora in vantaggio il Novara di parziale di 3-0. Per il Novara 3-0 nei danni della Roma. Stasera 3 il Novara, devo dire la verità, sta facendo una bella partita stasera. Abbiamo anche Enzo Guida, che ha preso parte alla sessione. Buonasera Enzo Guido, buonasera, sono Mister Di Palma dell'Everton Champions League. Attenzione che giovedì alle ore 21 c'è Manchester City Everton alle ore 21 da non perdere. Ancora il gatto grande, No, Marco. sì, la bellissima partita di Champions League. Ma Ti molto fondamentale per me, ricordiamo anche a tutti i telespettatori che sono in vendita gli album delle figurine della stagione 2016-2017 qui al Centro Sportivo Maracanã. Affrettatevi, chi
chi completerà l'album andrà in viaggio con i campioni di campionato Champions League e Europa League. Penso parte anche Barolo, Alessandro Barolo, che fra poco sarà di scena qui. Buonasera, buonasera Barolo. Stavo forse per chiudere la macelleria Fratelli Barolo, poi verrà a deliziarci con la sua presenza. Lui e tutto Lo staff. lo staff del Benevento. Il Genoa è già qui. Genoa, che doveva essere rimaneggiato, è già sul campo con i quattro componenti. Aspettiamo solo il Benevento, non tardate che il campo è libero. Questi sono dettagli tecnici. Attenzione che c'è, Nello Cassese che vuole ripartire. Poi c'è Giovanni De Pascale, sbaglia il tiro, clamorosamente. Poi c'è Gianmarco Manzi, possesso male destro, sbaglia il tiro. Non riesce a trovare lo specchio della porta. Eh sì, è un bel tiro di De Pascali, però di poco a lato, nulla di fatto. Un po' sfortunata stasera la Roma. Stancante. Sì, è una Roma che non riesce a trovare la porta. Il gatto è stato impegnato poche volte. Intanto William riesce a prendere una palla che sembrava Un brivido qua sì. di William Capano che vuole. Ah, sì. Una palla che sembrava persa, è stata recuperata da William Capano. Ottima la sponda di Francesco Giuliano, come ottima la sua partita. Intanto ci prova ancora De Pascali. Riparte Anello Cassese che è da poco entrato. L'unico cambio per la Roma: le squadre si presentano sul campo con 6 componenti da una parte e 6 componenti dall'altra. Da una parte 6-6, sono. 6 e 6, un cambio per parte. Il Novara con la formazione storica che ci ha già visto nelle volte scorse, in più William. C'è un bel tiki-taka su William Capano stasera, ha fatto un bel girivolta della palla, come l'hai visto? Eh sì, ha fatto una bella. Sì, un bel assist. Ciao ragazzi! Buonasera! Ciao Domenico, piacere Ciao da. Stato! Salutiamo i ragazzi dell'Inter, buonasera! Che sono usciti vittoriosi! Settimana prossima classico, mi raccomando! Gula! Mio Dio! Settimana prossima classico è dura, non si sa ancora, eh! Perché Spero che non sia non. Gula! Addirittura? Gula? Spero. Addirittura la Fritz l'ha detto adesso! Perché non lo dici? Perché paura di pensare Matteo è innocuo. Ancora la Roma Un birillo saltellante. con Mario Francese C'è calcio d'angolo. o del C'è calcio Mario d'angolo. Calcio d'angolo, sì. Salutiamo anche Regina Annunziata. Milli. Comandiamo la zona, è vero. Stai troppo. Sì, va bene. Va bene. Va bene. Padroncina frizionabile. Attenzione qua, Santanello. Oh, che bella corsa! Santanello ci prova il destro. Sbaglia il tiro. Viene parato da Cosimo Baldassarre. E poi Giuliano. E c'è calcio d'angolo. Attenzione, Il gran tiro di eh Giuliano. sì, c'è calcio d'angolo per il Novara. Alla battuta c'è William Capano. Ricordiamo che William Capano dovrà giocare in Serie B mercoledì alle ore 20 col Bayern Monaco. Giusto? O alle 21? Alle 22 secondo me. Gula? Il 10? Mamma mia, l'arca. Ah, c'è anche tempo. Boh. Attenzione che c'è il time out. Ricordiamo il punteggio di Novara 3, Roma 0. Time out per il Novara del gatto del Jack. Siamo tutti in frizione. Marcatori Fritz. Marcatori? 3 gol? No, di Santanello. Ah, 3 gol di No, Santanello. no, no, di Santanello, no. Vediamo che ha segnato, dai. Va bene. Santanello. Ecco la musichetta del gatto Eh della sì. Champions League. Come la vedi questa musichetta per il gatto? È l'Europa League questa. Intanto c'è Sebastiano Giosta qui. Sebastiano Giosta. Ecco, se ne va la Terna arbitrale. coppia arbitrale. Eh sì. Falco coadiuvato da Giossa, campione dell'avvocato. Centro sportivo Maracanã, trofeo Jack 6, Champions League, Europa League. Siamo pronti per lo spettacolo del Jack. Sì, linea al campo. C'è anche Fritz One. Buonasera.
Ricordiamo, stavamo dicendo, sono in vendita gli album delle figurine. Chi vince? Centrale, centrale. Gatto che dice la musica, staccate la musica, che dà fastidio. Sì, sì, si sconcentra il gattino. Giovanni Di Pasquale, mamma mia che brivido c'è stato veramente. Stiamo dicendo, che l'album di figurine è in vendita. Se esce la figurina di frizione, che diamo noi? Un bel viaggio. No. Esce la figurina di frizione, una bustina in omaggio. Se esce invece frizione esonerato, due bustine di figurine in omaggio. Ok, li aspettiamo numerosi al campo. Si è trovato già che dato Giuliano, ribattuto il tiro di Giuliano. Tanto il Novara sta facendo una bella partita stasera, mamma mia, spettacolo proprio, veramente, io me l'aspettavo, non me l'aspettavamo. Pasquale Piccolo ha preso parte. Ehi, buonasera Pacco Piccolo, ci vediamo mercoledì alle ore 22 con il Bayern. Rivito, sì. Attenzione qua, c'è il gatto, no, che prende. Buonasera. Piccolo. Ciao Piccolo. Ciao Danilo Cassese. Sì, ti saluta anche Sasi Falco, Salvatore. Tu collega. L'arbitro Salvatore Falco. Non l'Academy che si è preso la tua felpa L. Com'è la tua felpa? M. Come te la fai a mettere M? Il gatto, che parata del gatto. Aspetta un attimo. Attenzione qua, possesso palla per la Roma, vediamo un po', alla battuta c'è Giovanni De Pascali, vediamo che ci prova adesso alla battuta, anzi c'è Vincenzo De Feo, scusatemi, poi c'è Giovanni De Pascali adesso che vuole ripartire, destro, non trova lo specchio della porta, finisce alta sulla traversa. Tanto c'è Cosimo che grida, che dice posizioni dietro, attenzione. Non ho capito? Che hai detto tu? Eh sì, azzo, c'è pure un cartellino giallo, Sasi Buglia Falco. Per chi è? Sta concentratissimo. Sì, sì, sì. Tarantino, c'è un giallo per Tarantino? Va bene. Poi c'è Nello Cassese, bello, tacco di punta. Poi c'è Tarantino. Tarantino che vuole ripartire in tutti i costi. Poi c'è ancora Tarantino. Mamma mia, stasera che spettacolo questo Novara. Tanto c'è la parata di Nello Cassese. Poi c'è Giovanni Cassese. Giovanni, no. C'è calcio d'angolo per la Roma. Poi c'è Giovanni Di Pascali. Ancora Giovanni Di Pascali. Di Pascali destro, sbaglia il tiro, non trova lo specchio della porta. C'è attenzione, c'è in ansia il gatto. Sì, punteggio di 3-0. Un minuto? Sì, ho un minuto alla conclusione di questo primo match. Di primo tempo, scusatemi, fra Novara del Jack e Roma. Parziale di 3-0. Bella parata di Cosimo Baltasarre. Ci prova, che brivido. Attenzione. Vai Marco. Sì, sì, è stato un bel tiro, il Novara è ancora in avanti. Tanto la Roma sta un po' nervosa stasera, eh? Sì, la Roma si innervosisce un po'. No, stasera stanno agguerriti la Roma, viene un po' agguerriti. Poi c'è William Capano, alla battuta del calcio d'angolo, c'è ancora. Poi c'è Santanillo, destro. Tanto, adesso il gatto... Santanillo ancora. Poi c'è Tarantino. Fammi parlare a me. Intanto c'è il gatto che se la sta prendendo con Giuliano, adesso così fa. Se la prende con gli uomini sulla panchina. Parla con la panchina sempre, intanto Mario Francese, questo potrebbe essere un papabile gol, sbaglia il tiro. Sì, sbaglia il tiro clamorosamente.
invece il primo tempo fra Novara e Roma, il parziale di 3-0 nei confronti della Roma in Europa League. I marcatori chi sono ancora? Stiamo arrivando. Dai, fammi sapere se li hai imparati. Chi sono i marcatori? Tarantino, Giuliano. È stato suggerito dall'arbitro Falco, intanto c'è cioè Sebastiano Iossa, ottima la chiamata sul. Eh sì. Ci spieghi, vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora dimmi Seba, Sebastiano, vieni un attimo, Seba, vieni qua, avvicinati, cosa è successo? Dici un po'. Il Novara ha fatto una sostituzione senza avere il possesso palla, recuperando un uomo in difesa, di conseguenza non si può fare. Spettacolo questo Iossa, mamma mia questo Sebastian Frey. Tarantino, l'autore della sostituzione, che è stato ammonito, delucidato. Iossa si mette un po' qui. Sarà qui, verrà coadiuvato qui. Va bene, siamo pronti? Sì, linea al campo. Fra adesso c'è tutto il contrario, la partita tra il fratello di Nello Cassese. Sì, Giampaolo Cassese, l'abbiamo salutato. È Giampaolo Cassese. Non ho capito? Giampaolo, sei ridicolo. Posso capire il motivo perché, Seba? Nelle partite importanti non vieni mai a giocare. Infatti, questa è l'Europa League, non si fa. Giampi. Tanto francese, ci prova. C'è anche ma il migliore in campo chi l'ha fatto? Il migliore in campo chi l'ha fatto? È stato annullato, mica? Ma tu Matteo, fatte una... No, fatto una, fatto una, ma sai? Capano, tutto porta! Destro, sbaglia il tiro! Non trovo lo specchio della porta, William Capano. Del Novara, di poco al lato. Vai! Eh sì, è una bella azione questa per il Novara. Dial il mio collega. Però fammi finire di parlare, non mi interrompere sempre, dai. Giampaolo, le partite si vengono a vedere sul campo, anche se stai morendo. Devi stare sempre appresso alla squadra, sei un ridicolo. Seba, subito la risposta di Giampaolo Cassese. Seba, è solo la prima giornata, è ancora lunga. Hai capito Seba che ha detto? Aspetta. Seba. La squadra, sempre, si soffre sempre con la squadra. Hai sentito Giampaolo? Capano ancora. Giampi! Si trova e poi che cosa sbaglia Sergio Tarantino? Potrebbe pagare il cari questi errori il Novara, il gatto infatti in porta, già sta un poco sconsolato. Protestando. Che sta facendo il centrale difensivo adesso. È freddo. Andando a freddo su per fa un po' freddino. Sì. Cioè, riesce a tenere in campo un ottimo pallone con un grande stop, poi se ne esce, ma non riesce. Ha detto anche. Dai. Un Falco che stasera fa lasciare correre. Un po' stile British anche nella partita di prima. Moreno così gli ha insegnato. Attenzione, i ragazzi dell'Everton sono arrivati. Ruso. Intanto l'Everton. Scende anche frizione. Ah? Due, pure la serie B. La bobina del Piaghistro, non so. Intanto il rollo Luigi è tutta parte della sezione. Tra poco era qui. Salutiamo i ragazzi dell'Everton. Intanto c'è il calcio d'angolo. Oh, ma guardate lì. Ah? E tanto ci prova ancora Giugiano. Oh, ma step one, top one. Emilio? È scoppiato. Thank you.
Non voglio una pelle più. D'allenamento, un momento una sfida di rigore. Un mister di meno scaramanzici e poi direi isso ormai. Ma ci vada la pizza con misteri. Contro un misteri ha fatto più. Tira giù. Punizione De Pascali che tira in prima. La palla che finisce alta sulla traversa. Qui abbiamo anche Michele Prisco che vuole dire una parola sul gatto forse. Attenzione a non cadere Michele, non ci facciamo male. C'è Francesco Giuliano che dà un'ottima palla, però viene intercettata da De Pascali avanti e poi sbaglia Francese. C'è Francesco che si innervosisce. Non abbiamo mai visto così Giuliano, No, è la verità, mi sono seduto qua per visionare un po' il gatto, per apprendere qualcosa del... Anche risponde anche al gatto. Adesso è nervosissimo. Insomma, è ancora Giuliano nervosissimo. Ma che vuole? Che vuole? Non ce la facciamo più, siamo su Facebook. Minna, ciao amore, ti amo. Ma che schifo su Facebook. Non diciamo queste cose su Facebook, questo è su da proprio telefono. Non è già miseria. Amore. Nervosito Giuliano. Il mondo visivo. Ci sono due telespettatori in questo momento. Ma quali ce ne stanno? Due. qualcuno ti potrà vedere in futuro. In futuro ti vedranno sicuramente. Ti sentiranno, scusami. Però non morto. Che succede? Madonna mia. Che grande azione questa. Stai accorta, non ti fa male all'Oc. Infante, un po' bene ancora. E ancora De Pascali. De Pascali, tiene palla fino in fondo, poi la dà a Cassese che la tiene. Giuliano si è caricato questa squadra sulle spalle, la sente sua questa squadra adesso. E risale anche Fritz One che ci ha abbandonato. La palla, stavolta sbaglia il... Sbaglia Francese. C'era? William Capano fino in fondo voleva scaricare anche scattare anche il portiere. Poi c'è il fallo. Calma. Attenzione che poi in campo. Attenzione qua. Giovanni De Pascali, destro! Sì, c'è calcio d'angolo per la Roma. Dato cosa, Matteo? Attenzione qua, rimessa laterale per... William Capano, possesso palla, poi c'è Francesco Giuliano. Per favore silenzio. Giuliano. Due. Attenzione qua. Rimessa laterale per il Novara. Via, non abbiamo... Subito ha preso parte della sessione per vedere Michele dove sta. Sta qua, non ti preoccupare. Sta qua, eccolo qua Michele. Ma c'è parlato coppa a Facebook. Ma parlava anche in coppa, secondo te. C'è la cassa all'Europa League in atto. Il tiro ancora di Cassese. Stiamo uscendo. Vatti nel panuccio. Vatti nel panuccio. Capano, Francesco Giuliano troppo lunga, intanto ancora eccola, continua la partita, intanto al telefono con Pia Menna, torniamo subito in diretta. Ancora De Pascali, il tiro, ancora sbagliata la mira, non è preciso questa Roma, un po' sprecona,
Sepp, previsioni per l'Europa League? La Roma dovrà giocare molto meglio di stasera. Giuliano che... Ancora. Mario, francese, c'è un fallo. Quando fanno, ci sono le brutte figure, lui evita di farsi vedere. C'è paura del gatto. Seguire questa punizione in diretta, Mario Francese, il calcio alto, altissimo. Paolo si fa vedere solo quando vince, questo fatto non va bene. Queste sono le parole polemiche di Iossa, parole dure che verranno sicuramente poi risposte da Cassese. E ancora Francese che se ne va fino in fondo, poi c'è un laterale che giustamente della Roma. C'è il rischio di mai Champions League, ci vado da capo. E poi Cassese leva una buona palla dai piedi di Giuliano. Da notare la prestazione. Ecco, è arrivato. Mi sostituisce nel commento dopo Fritz One, cioè Michele Brisco. Ottima prestazione dopo aver sentito che Infante ne avrà per le lunghe. Forse non sarà. Toccherà ancora. E ancora Tarantino, la tripletta di Tarantino, il 4-0 per il Novara. Questo merito del gatto, anche questo gol, anche se non è uscito dalla sua area, ma è sempre merito suo. Allora, ci dice Giost? La settimana prossima sarà qui contro il Valencia. Non hai sentito bene, secondo me. Non hai capito bene. Dovrai, quello che abbiamo detto settimana scorsa viene... Tornerai in campo contro il Valencia, gli acerrimi nemici del Valencia. Dopo un anno tornerai forse contro il Valencia. Come te la senti, Prisco? Ce la sentiamo, non dovevo dire nessuno. Abbiamo promesso di non esserci. Invece forse ci dovremmo essere. Ormai autorete del gatto. Autorete del gatto quasi del gatto. Spapaccia. Ci chiediamo scusa, una spapacciata del gatto in diretta. Si lamenta, dice che ha tirato il set. No, sì, ha tirato un po' il set, però ha sbagliato Maurizio a prenderla, perché giustamente la mano si è arrampicato sotto i tetti, attenzione qua, si è arrampicato sotto i tetti. La mano doveva andare verso la mano di Dios. No, doveva andare fuori, invece l'ha chiusa, il pallone è entrato in porto, quindi autogol del gatto. Ma perché dire questa R moscia? È aristocratica, aristocratica. Che aspetta, salutiamo Pia Minna da Saviano, la mia fidanzata, saluto. Come si chiama? Pia. Ciao Pia, sei tutta frizzerata? Cioè batti ribatti. Felice, troppa confidenza. Dai, ci sta. Ci sta tutta. Vediamo, attenzione il Novara, attacca il Novara, vediamo. Vicino sul microfono. Numero 2 del Novara. Si muove il portiere. Attenzione, angolo per il Novara. Attenzione. Ci vediamo in Champions League, Michele. L'arbitro fa allontanare per la distanza, ricordiamo il regolamento. 5 metri di distanza. 5 metri. Contro questo calcio d'angolo, batte l'esterno il numero 8, portierone della Roma. Cosimo Baldassarre. Vediamo Red col numero 5. Red Bull si chiama. Vediamo ragazzi della Roma. Roma. Fondo per salutiamo l'amicone Lucio Pastore, lo salutiamo. Lucio, ti voglio bene. Vediamo, attenzione, ecco, vediamo Pastore che discute con Frizione. Forse staranno studiando una tecnica nell'Everton, una nuova tecnica, non si sa. Andiamo ancora la Roma in attacco. Roma, red. Ha provato il gol impossibile col tacco. Vediamo il Novara contropiede, attenzione. E grandissimo Baldassarre in questa performance. Salutiamo Sebastiano Iossa, ricordiamo ancora
il migliore della terna arbitrale mai venuta qui al CECA Maracanà, secondo solamente Alessandro Caruso. Fruizione, vediamo se Infante, se ne avrà delle lunghe, dovrà difendere ancora lei i pali della squadra nerazzurra. Speriamo che Infante c'è onore della sua presenza contro il Valencia. Speriamo, vediamo in attenzione il numero 10 della Roma. Vediamo un attimo. Mario Francese ci prova. Ancora, poi Novare copre la palla. Attenzione qua, Giovanni De Pascali. Possesso palla, poi c'è Gianmarco Manzi. Ancora. Sempre la Roma in attacco. Sì. Poi c'è Mario Francese ancora. Mario Francese. Il numero 10 è contro 2. Red Bull Metterari. Nello Red Bull. Nomina, così il soprannome che gli ha dato Felice Frizione. Nello Red Bull. Che tacco. Perché qui nello Red Bull mi dicono? Perché te ne capisci russo. Che te ne capisci russo. Cosa scende con la Red Bull? No, perché smetterai. Attenzione, scivolata. Qui ricordiamo che al trofeo Jack ogni scivolata viene punita con la punizione. Ma chi la palla lontana? È fallo in seconda. Non si può fare in alcun modo la scivolata, ricordiamo, solo noi portieri possiamo. Salvatore irreprensibile su questa decisione. Ma come a fallo in seconda? Ricordiamo che la scivolata è fallo in seconda, 5 metri di distanza sulla battuta. Attenzione, no, è fallo in prima, attenzione alla battuta. Christian, vai. Ci siamo. Poi c'è alla battuta il Novara del Jack. Poi c'è ancora William Capano che ci prova adesso. Poi c'è Mario Francese che vuole ripartire sulle circostanze. Ancora Red Bull Metterale 5, numero 5 Nello Castese. Poi c'è Gianmarco Manzi. Poi c'è Giovanni De Pascali. Poi c'è Red Bull, ci prova. Poi c'è Mario Francese ancora. Giovanni De Pascali. Sì, scusatemi. William Capano. Destro! Mario Francese. Poi c'è Gianmarco Manzi. Buonasera Giancarlo Giannini, DJ. Buonasera. Vabbè. No, quello come regolamento si chiama Giancarlo Giannini. Io ho letto su Facebook. Giancarlo Giannini. Certo. Salutiamo. Giannini. Poi c'è ancora. Ci prova adesso William Capano. Sì, adesso la Roma sta attaccando con Red Bull che vuole ripartire. Attenzione qua. C'è rimessa laterale per il Novara. Sta per la Tarantino. No, è fallo laterale. Sì. Stasera era molto decisivo Iossa. Ricordiamo ancora il miglior guardaline del trofeo Jack. La parata di Baldassarre, sempre Baldassarre. Termina il calcio d'angolo per il Novara. Diciamo che la Roma dovrebbe fare una stallo a questo Baldassarre. La sto mandando in gioco. Sì. Ma che stai facendo con questo telefono? Everton sull'altra panchina, Marco Ciavoli, Lucio Pastore. Felici i tuoi ragazzi. Lo so. Studiano. Non ce la fanno proprio a stare fuori dal campo. Cosa ne pensi? Non lo so, Michele, non te lo so dire. Sì. Attenzione qua. Le ripartenze. William Capano che ci prova. Poi c'è ancora Giovanni De Pascali che ci prova. Vuole ripartire. Poi c'è William Capano ancora. William Capano, no! Spaghettino! Possesso palla del Novara! Retrovia per il gatto! Novara! Poi c'è Stefano Tarantino che vuole ripartire! Tarantino! Poi c'è Santarino! Attenzione! William Capano! Gianmarco Manzi! Mario Francese! Giovanni De Pascali, 3 contro 2! C'è un brutto fallo! Brutto fallo qui! Fallo in vantaggio, attenzione. Il gatto sistema la barriera. Prendiamo un po' di spunto per rubare di quelle tecniche che solo lui ha. Vediamo un po'. Ma no, mica sta già divertista, sì. C'è uno spento De Feo. De Feo si è spento. Attenzione, guardiamo la punizione un attimo. Il gatto si immola, ma non la sì. Perché va sulla barriera. Ragazzi, di benevento, buonasera. Salutiamo il peppone dei panini frizionabili. Tanto c'è il time out del... Mancano 6 minuti alla conclusione di questo match. Time out per la Roma. Salutiamo Salvatore Falco da Saviano.
mancano 6 minuti. Per questo la canzone della nostra Inter, pazza Inter, ormai dobbiamo sempre sacrificarci fino all'ultimo, il nostro motto è brivido, brivido, anche se concludiamo comunque sempre con le vittorie. Attenzione, c'è sta mister dell'Everton che punta alla Champions League, attenzione, la settimana prossima c'è un bel classico che io ti farò, per me l'Inter è favorito. L'Inter è favorito, certo, no l'Inter ho detto, Seba, zitto. Ricolleghiamoci al campo, alla ripresa del sesto minuto. Quanto mancano 6 minuti alla conclusione di questo match fra Novara e Roma? Buonasera Argenziano! Sei in collegamento? Argen 6 Sì, mandaci un cuore Argenziano. Ti vogliamo bene Argenziano, ti vogliamo bene. Facciamo un sondaggio, chi vincerà il classico? Mi piace. No, non ce la faccio più. Mi piace Inter. Valenza e cuore Inter. Bravo, sì. Calma e gesso. Eccoli, vediamo i cuori di Argenziano che vuole. Tifoso sfegatato del Valencia, Argenziano, ricorda. I cuori sono Inter. Grazie Argenziano, troppo buono. Lo metto anche io a questo punto. Giovanni Di Pasquale, aspetta. Matteo. Sì. Willy Caprano. La sfida che ha dato i Natali al trofeo Jack. Attenzione, c'è un fallaccio sul numero 10. Vediamo, scusa un attimo, vediamo un Santarinello sempre nervoso. Anche se sta vicino sempre nervoso, la prende sempre con i suoi, giustamente. Distrugge i suoi uomini psicologicamente. Li porta finiti. Che dobbiamo fare? L'Atalanta ne sa qualcosa. Punizione, si prepara i ragazzi il Novara, attenzione, sfiora l'incrocio dei pali, Baldassarre è ben posto sul palo, attenzione, vediamo i ragazzi della Roma, la Roma in attacco, recupera palla il Novara. Questo William Capano è molto scatenato stasera, scusatemi, è William Capano, perde la palla, poi c'è Mario Francese, William Capano, posso se palla, sì. Attenzione qua. E tieni un pacca. Miau. Facciamo una canzoncina gatto, dai. Gatto. 44 gatti. Sì. Con il resto dei due. Brivido, sì, tutto dentro. Sì, sì. Ricordiamo, mi dicono dalle retrovie che Maurizio non abbia fatto alcun tipo di parata, ma non per qualcosa, ma perché i suoi uomini hanno impedito qualsiasi tipo di tiro, qualsiasi tipo di azione. Quindi bravo ragazzi del Novara. Ecco la prima, la vediamo in diretta. Ci siamo. Attenzione qua. Attenzione. Tanti ragazzi dell'Everton dicono dimettiti vicino a me. Salutiamo sempre il DS, sì. Giuseppe Mazzocchi, nostro grande amico, grande tifosissimo dell'Inter. Salutiamo il cappellaio. A proposito, il cappello qua sopra non c'è, c'è solo il microfono. Ma lo vogliamo bene, lo vogliamo bene. Cosa? Non fare parte dell'Everton, lo sai questa cosa? Cosa? Notizia shock per Mister Frizione. Dalla panchina arriva direttamente una voce indiscreta da Giavoli, dall'altra parte. Va bene. Come l'ha presa questa notizia? Normale. Sì, 4-1. Attenzione, Red Bull mette le ali, ci prova. Quinto fallo per il Novara, cumulativo. Maurizio interguisce i suoi, ricordiamo. Del Novara. Arrivano i cori dalla panchina dei ragazzi dell'Everton che chiedono le dimissioni di Mister Di Palma. Assolutamente no. Giustamente, chiederemo a Paolo Simonetti se ci dovrà essere ancora Mister Di Palma sulla panchina. Sì.
Attenzione Novara. William Santarello sbaglia il tiro. E tipidipidino. Marco Sauri che palla, il tipi di video, attenzione. Di mister di palla. Attenzione qua. Carla Facci. Attenzione, attenzione, Novara, Castello, palla Sarre. Poi c'è il Novara che vuole provare. Sbaglia il tiro clamorosamente. Rimessa laterale per la Roma. Gianmarco Manzi. Mario Francese. Ancora Santa. Santanello, giù sbagliato. Dice. I piedi, eccolo qua. Vabbè. Santanello, Santanello, possesso palla, Santanello ancora che vuole ripartire. Poi c'è Francesco Giuliano. Giuliano ancora destro, sinistro, destro. Nulla, Cosimo Baldassarre vuole ripartire. C'è Cosimo Baldassarre, rimessa laterale. Finisce la partita di questo match fra il Novara 4-1. Punteggio parziale di 4-1 che la Roma dal gatto. Sì, finisce 4-1 per il Novara. Inquadrami un attimo Marco per favore. Sì, un bel match è stato questa sera fra Novara e Roma. Vediamo Ciavoli che viene sotto la curva di una dichiarazione. Ciavoli, Frizzi, vieni un attimo, una dichiarazione. Ciavoli, abbiamo sentito di un esonero di mister Di Palma dalla panchina dell'Everton. Sono varie queste notizie, ci faccia un cenno. In realtà no, il mister si è comportato male con noi ultimamente, non sappiamo. Si è comportato molto male il mister con noi, sul gruppo, lo sa. È anche uscito. Però adesso è tornato più forte che mai perché dobbiamo vincere assolutamente. Voglio vincere tutto. Vabbè, non per sminuire Marco Ciavoli, ma dovremmo chiedere al presidente Paolo Simonetti se questa cosa andrà in porto o no. Giustamente, vediamo. Prima bustina, attenzione, attenzione. Date le bustine d'omaggio. Sì, alla prima bustina di Mister Frizione dell'Everton, Mister Felice Di Palma. I ragazzi del trofeo Jack mi hanno dato una bustina in omaggio, quindi come ben vedete sono stati di parola. Infatti ho due bustine, altri calciatori qua. Vedete, c'è anche Zorzetti, portiere, il concorrente di Frizione, allenatore del Valencia, c'è un po' tutto qua. Lo scudetto dell'Hajduk e sottolineo la fotografia e la figurina di Frizione, cioè, c'è subito dietro l'Hajduk. Scudetto dell'Hajduk, mister. Ce l'abbiamo nel girone in Champions. L'Hajduk. Però la foto più importante della serata è questa. È questa qua. Inquadriamola bene per cortesia. Super Fritz. Bene così, mister. Alla prima bustina, mister. Finita anche sì. Questa partita, il gatto ha vinto 4-1, sarà contento per questa prima vittoria. Possiamo. È stato sconfitto l'ultima volta pesantemente, ci vuole sì. Una vittoria per il gatto, la certo, certo. Sarà sicuramente, tanto la sì. Europa League è lunga. È lunga, sì, c'è ancora molto da giocare per l'Europa League, per la Roma e per il Novara, sì. Entrambe le squadre. Attenzione venduto. Buonasera Giampi, buonasera. E allora a questo punto, sì, salutiamo Michele, buonasera Michele, ciao. Con queste note di sottofondo del Maracanã, questo sottofondo di musica, di Europa League, Frizione e Marco Adinolfi, Carissa e Bergami, al domani sera alle ore 21, alle 22, dobbiamo fare questa telecronaca sempre, Atletico Madrid, attenzione, sempre Europa League, sempre noi dobbiamo fare la telecronaca, sempre Trofeo Jack 6, a domani mattina, il punteggio parziale di Novara, quando è finito? 5-4, Novara Roma 5-4-1, scusatemi, il punteggio parziale di 4-1 per il Novara. Dallo stadio del Maracanã è tutto, linea al GR1, via!